Porring. E qua il toro che è un gatto è diventato. Un toro che diventa un gatto, però gli elementi cognitivi ci sono all'interno, ci dovrebbe stare il caso. Probabilmente il sole è l'elemento cognitivo per eccellenza e Mitra, questo dovrebbe essere, stavolta non sale, scende verso la terra. Cioè vuol dire che il sole sta scendendo, porta la luce, ma porta anche la sapienza, la saggezza che illumina i posti. I colori sono, diciamo, sotto mi piacciono molto come colori, perché sono tutte le varie tinte, dall'azzurro, il verde, il giallo, sono mescolati bene sotto l'aspetto della composizione e anche sotto l'aspetto della luce. Però diciamo, non si riesce a vedere, che in effetti prende un po' con la teoria della, diciamo, potremmo dire sempre di Braque. Io vedo sempre quello come esempio compositivo, esempio figurativo dell'astrattismo, anche se poi si ricade nel formalismo, come essere gli elementi cognitivi che si riconoscono, il sole, l'uomo che sta scendendo, probabilmente con il puntare in mano, ma quello che prevale principalmente la parte del colore e della luce. Una luce dal punto di vista scolastico l'episodio di Mitra non è visibile, forse perché è scomparso, cioè non ci sta più nel mondo attuale, però il ritmo della vita continua lo stesso, perché comunque sgonza il toro è ancora vivente, e dal sangue del toro si alimentano appunto il cane e il serpente. Quindi secondo me ha voluto dare questa specie di lezione dal punto di vista morale, per dire il Dio non c'è più, però la natura continua a vivere. Questo di chi è? Questa è un'americana, Benson Peters, americana, ma è classica degli americani, sì, sì. Cioè su fatto, la forma di agnosticismo, c'è la negazione del Dio Mitra, non ci sta più. Il toro ci sta però e quindi in effetti è un quadro agnostico, possiamo dire, cioè che in qualche modo nega la presenza del divino nella realtà, nell'umano. Questo di Trepiccione, qua è la simbologia di Santa Maria di Trepiccione, forse che dei colori in realtà è nato a Santa Maria, è sposato e vive in Spagna. Sì, ma non lo conosco. Io e il fratello tenevano un bar a Caserta, non lo so, prima. Diciamo che mi ricordavo questi quadri, su per giù la simbologia è sempre la stessa. In realtà quello è un libro di Bruno Donzelli, quindi praticamente si vede, i colori sono quasi sempre gli stessi, vero? È quello che avverto, in effetti questo dovrebbe essere il toro. Quello che è importante invece, secondo me, questa è la natura, i fiori, in pratica l'albero di fiori che produciamo. Però la cosa importante sono la simbologia numerica, ci sta il 6 e ci sta il 9. Il 6 è un 9 capovolto o viceversa, il 9 è un 6 capovolto. Però hanno due sensi. Il 6 è l'armonia, perché è composto da due numeri perfetti, 3 più 3, formano 6 l'armonia. E quindi anche nella iconografia cristiana è l'angelo, giusto? È rappresentato il numero 6. L'angelo, giusto. Il 9 invece che cos'è? Nella serie numerica, che parte da 1, 1 è l'unità. L'unità è... Per i greci, la filosofia greca tendeva ad una cosa, all'unico. Cioè i greci volevano trovare una sola cosa, l'essere di Parmenide, praticamente che era uno, eterno, immutabile, incorruttibile, di cui il molteplice faceva parte. Non è che l'essere era la sola cosa, cioè tutti quanti noi formavamo l'essere, tutte le parti formavano un essere soltanto,
nella sua eterna vita, quindi eterno, immutabile, incorruttibile, eccetera. Quindi il senso era uno. Nella simbologia numerica praticamente si parte dal primo, in dove il limite, dove il 9 che viene? Il 10. Cioè è un nuovo senso, si ritorna. E quindi si ricostituisce quell'unità che si era smarrita all'interno e che in qualche modo ritorna. Chi è che l'ha interrotto questo? Ce l'ha riportato questo? L'ha riportato proprio Mitra, perché Mitra, uccidendo il toro, fa cadere il sangue, ricorda la natura e si ritorna al toro. Arte spaziale. Questo è proprio toro, toro, toro. Questo è proprio toro, toro. Si riesce a vedere, io immaginavo, non si vede bene dalle fotografie, non si vede bene dalle fotografie. Io analizzando, io ho visto, questo è una visione che si serpente. Il serpente sarebbe qua. No, io avevo pensato in effetti come la vita che si sospende, sale verso l'alto, però non può arrivare fino a oggi. Ci sta la possibilità di vedere, diciamo, quello che noi definiamo l'essere, no? Che l'essere, usando delle parole di Heidegger, in effetti si nasconde e si svela. Cioè come un sentiero, lui chiama un essere, si chiama Osvege e significa sentieri. Sentirli più del bosco, perché se fosse completamente nascosto non si vedrebbe mai, invece in qualche modo deve essere visto, e quella si chiama la visione della luce, che Dio in qualche modo è sempre luce, sempre si riesce a rivedere, in una specie di rimpiattino, no? Fra il nascondersi e rivelarsi, nascondersi e rivelarsi. Io devo chiedere una cosa. Noto che la base non è una base qualunque, c'è un aquilone in questa base. Lo slancio, perché in effetti diciamo, i ferri che tendono verso l'alto e lo slancio verso l'alto, soltanto che non si può arrivare, ci sarà la possibilità di scorgere qualche cosa all'esterno. No, ma se tu ti metti dentro, penetri in questa struttura e magari viene chiusa completamente, tu riesci a vedere qualche cosa, sì, perché i fuori riescono a farti vedere qualche cosa, almeno così penso, poi è chiaro che... Allora un applauso a tutti gli artisti. Un ringraziamento alla Polacca che lavora sul territorio e soprattutto agli artisti, perché hanno dato sempre gratuitamente il loro impegno, le loro opere per farci crescere.